Un saluto dal vostro Pierluigi Pardo, con me oggi in postazione c'è Stefano Nava per commentare insieme questa sfida. Ben trovato Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il via alla gara, sono sicuro che ci divertiremo. In programma oggi la sfida fra Chievo e Inter. Questa è la formazione iniziale del Chievo. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Radovanovic. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Guadagna metri verso l'area. Palla vagante adesso. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Palla in fallo laterale. Itemai. Buono il recupero, possono ricominciare. Inter, di cui si è parlato molto negli ultimi anni, anche e soprattutto per le vicende societarie, con l'avvento della nuova proprietà cinese, che ha portato certamente entusiasmo nell'ambiente nerazzurro dopo lo scetticismo iniziale. Difficile per i tifosi abituarsi all'idea di non vedere più un membro della famiglia Moratti alla guida della squadra, ma bisogna procedere, bisogna guardare avanti. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. D'Ambrosio. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Palla riconsegnata agli avversari. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio a Nainggolan. Prova a pressare il difensore. Itemai. Occhio alle sovrapposizioni. Cercano di aprire la difesa avversaria. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Brutto passaggio, recupero facile. A Birsa, vediamo se crossa. Palla raccolta senza problemi dal portiere.
Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Rigoni. Etemai. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Occhio a Radovanovic. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. De Frey. Brozovic. Hanno spezzato bene la trama qui. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Brozovic. Raja Nainggolan. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Brozovic. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Nainggolan. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Rimessa laterale da posizione avanzata. Versalico. Attenzione ai cardi. Allenatore che decide di arretrare il servito bene da Nainggolan. Pallone che viene e si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Speriamo che la ripresa possa regalarci qualcosa di. Primo tempo che ha deluso in non poco, 0 gol e poche occasioni. Speriamo in questa ripresa. Sarei stato curioso di scendere negli spogliatoi nell'intervallo. Sono sicuro che entrambi gli allenatori non abbiano apprezzato affatto lo spettacolo offerto dalle due squadre nei primi 45 minuti di gioco. Birza. Cerca la sovrapposizione. Attenzione a Birza. È tutto solo, Ziaccherini! Chance importante della bandierina per trovare il vantaggio. Palla messa in mezzo. Spazzano via il pallone. Rigoni. Etebai! Buona la parata impresa da parte del portiere. Versalico. Brozovic. Icardi. La difesa spazza via il pallone. Nainggolan. Puntuale qui il difensore nel recupero. Possibilità per la ripartenza. Giaccherini. Versalico. Pallone recuperato senza problemi qui. Nainggolan. Icardi. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. L'allenatore opta per un cambio. Beh, direi che si affida a forze fresche. Brozovic. Meggiorini.
occhio al pallone in mezzo. Palla battuta troppo sul portiere, che non ha problemi. Politano. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Berza. Si avvicina all'area. Occhio a è tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Eh sì, hai ragione Pier. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Raja Nainggolan. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Vediamo se riesce a liberarsi per il tiro. Un altro pallone in mezzo. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Difesa certamente da rivedere, ma ottimo il movimento a liberarsi dell'attaccante. Ha dimostrato un grande fiuto del gol. Ecco il gol. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Si riparte con il risultato a favore dell'Inter. L'ipotesi rimonta che sembra allontanarsi sempre di più per i padroni di casa. I tifosi però non vogliono arrendersi. Stanno trascinando la squadra a quella che sarebbe una vera e propria impresa. Devono fare presto però. Obi! La tensione ci sarà a questo calcio d'angolo. C'è il cambio in arrivo. Al corner Giaccherini, pericolo, ecco il tiro. Era più facile metterla che sbagliare, da lì è incredibile ma vero, ha commesso l'errore. Che dire, mamma mia, ha gettato al vento un'occasione d'oro, difficile che ne ricapitino altre così. Vuole un pallone profondo per servire i compagni. Rigoni. Andiamo a bordo campo alla Matteo Barzaghi. Fra quanto finisce questo match, Matteo? Sul cronometro mancano ancora 3 minuti al 90esimo. D'accordo Matteo, grazie. Richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Vince il duello fisico. De Frey. E l'arbitro dice che può bastare, successo per l'Inter. E conquistano dunque la vittoria, nonostante tanta sofferenza. È vero, hanno tirato in porta meno degli avversari, ma sono stati molto più concreti. Chiamo in causa Stefano Nava per un giudizio sulla prova di Keita. Prestazione decisamente positiva la sua oggi, con la ciliegina sulla torta del gol partita. L'arbitro dà inizio al primo tempo.